Corsa di Novara organizzata dai giovani padani della provincia di Borgomanero e sono non ci vogliamo staccare da Novara, non è questa la nostra situazione. Siamo molto contenti di avere qui con noi il nostro segretario nazionale della Lega Nord Piemonte, Roberto Fata. Innanzitutto io sono Guglierica, la coordinatrice MGP di Borgomanero. Vi ringrazio di essere venuti in così tanti da tutte le parti, da Novara, da Bellinzago, Leggio, dalla Valsesia, che abbiamo un gruppo veramente numeroso. Da Arona. Sono contenta che i giovani siano così vicini alla politica e questo è il risultato, lo si vede e lo confermiamo in ogni manifestazione. Adesso faccio fare un saluto al nostro segretario nazionale Roberto Fata. Grazie. Non potevo mancare questa sera, perché oggi è stata una giornata in cui ho cercato di riposarmi anche qualche ora nel pomeriggio, solo la seconda parte del pomeriggio, però questa sera non potevo mancare e ho detto un salto lo faccio, per forza. Noi stiamo vivendo un momento importante, direi quasi storico, perché mancano ancora pochi giorni alla ufficializzazione, però possiamo dire che la Lega potrà guidare la regione Piemonte. Ovviamente per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo storico per tutta la Padania, ma è un obiettivo storico per la Lega del Piemonte, se io penso in questi anni, quando abbiamo attraversato mille difficoltà, che cosa sono state le mille difficoltà e qual è questa straordinaria prospettiva di guidare la nostra regione, di essere finalmente padroni a casa nostra. Questo è molto importante ed è molto importante per la Lega anche, perché è chiaro che la Lega avrà tante più possibilità di incidere, quanti più voti riuscirà a prendere alle elezioni, perché noi tutti, voi tutti insieme dobbiamo lavorare perché da queste elezioni regionali che ci saranno a marzo la Lega esca vincitrice, e cioè in questi territori non ce ne deve essere per nessuno. Da noi non uscire centinaia di migliaia di voti in tutto il Piemonte, tutti per la Lega Nord, e questo è il lavoro che dobbiamo fare. Allora, come facciamo? Dobbiamo fare in modo che questa spinta parta dal basso. Io stasera ho detto, vado a trovare persone che sono già tutte convinte, invece io dovremmo questa sera andare a parlare a persone da convincere, però è importante che i nostri siano veramente convinti, perché tanto più sono convinti, quanto più avranno la capacità di convincere gli altri. E voi siete in mezzo alla gente, voi giovani. Innanzitutto la Lega crede molto in voi, perché ha fatto un investimento, e l'investimento deve portare a una nuova classe dirigente. Io penso a questi qua della sinistra, penso alla Bresso, ma insomma io non voglio dire niente contro di lei, ma ha 65 anni, è una vecchia prof in pensione, c'è un governo, una giunta regionale, l'età media è 55 anni, ma vogliamo o no portare un vento di cambiamento?
un vento di novità, portare un po' di giovani in consiglio regionale, portare un po' di giovani al governo di questa regione. La gente se lo aspetta, si aspetta il cambiamento anche da queste cose. Allora dicevo, tanto più sarete convinti voi, quanto più riuscirete a convincere gli altri. E noi abbiamo bisogno di fare una grande campagna elettorale, di prendere tanti voti qui e di prendere tanti voti a Torino. Perché non è vero che noi perderemo a Torino e vinceremo fuori e quindi bisognerà poi vedere qual è la somma dei due risultati. Non è vero. Noi vinceremo qui e vinceremo anche a Torino, perché faremo capire alla gente di Torino che non è possibile vivere in una città che quando giri in certi quartieri sembra di essere non in una città occidentale. Dobbiamo far capire alla gente di Torino che noi vogliamo difendere la nostra identità e dobbiamo stare attenti a farci islamizzare. Altro che sentir parlare dell'ora di religione islamica. Noi dobbiamo difendere il nostro crocifisso, ma non perché vogliamo obbligare la gente ad andare in chiesa in continuazione, ma perché questi sono valori da difendere, la nostra storia, i nostri costumi, le nostre tradizioni, sono qualcosa che ci vogliono portare via e non c'è niente di più prezioso che la nostra identità. E poi c'è la questione del lavoro, quella è una città dove c'è tanta gente che è in difficoltà, tanta gente che magari vive un momento in cui è in cassa integrazione. Allora questi qua che cosa gli spieghiamo? Che c'è bisogno di nuovi immigrati o che prima dobbiamo dare un lavoro ai nostri giovani? Dobbiamo far capire che non è razzismo, ma quando si tratta di dare una casa popolare e vediamo un nostro anziano in coda per anni che non riesce ad ottenerla e arriva l'ultimo che arriva meglio si accomoda e lo scavalca, questo non è razzismo, ma è giustizia, giustizia, noi abbiamo bisogno di giustizia per i piemontesi. Allora, tante cose io non voglio più anticipare perché poi la campagna sarà lunga e siete qui per festeggiare, poi arriverà anche Massimo Giordano e io vorrei anche dirvi una cosa, perché voi qui che siete della provincia di Novara, noi avremo Giordano candidato alla regione e lui mi darà una mano, quindi è importante non solo che lui venga eletto, ma che prenda anche tanti voti, quindi cominciate a organizzarvi a fare la campagna elettorale, io vabbè farò il candidato presidente sicuramente perché dobbiamo vincere, ma fare la campagna anche per Massimo Giordano, candidato al consiglio regionale, perché ha lavorato bene, è stato un grande sindaco di Novara e io ho bisogno di lui, perché abbiamo bisogno di fare una squadra compatta quando andremo a Torino a governare, quindi tra poco arriverà, è andato a vedere la partita e poi passerà anche lui da queste parti. Allora buona festa, grazie per tutto il lavoro che state facendo e scatenatevi, voi avete i vostri siti, avete i blog, avete la presenza a scuola, il contatto con altri giovani, scatenatevi perché noi dobbiamo fare in modo che i giovani del Piemonte siano in maggioranza leghisti e portateli anche come volontari a fare la campagna elettorale a Torino, perché ne avremo bisogno. Vi porto anche i saluti di Bossi che ho sentito prima, Piemonte libera.